E ciao Wally, benvenuti sul canale, io sono Mizer e rieccoci con un nuovo episodio. Dopo aver affrontato il prologo, il primo e il secondo livello, adesso possiamo affrontare il terzo livello. Vi ricordo ragazzi che questo gioco è ancora in beta, quindi non ci sono tutti i livelli che dovrebbero esserci. Non so onestamente quanti livelli ci siano, però noi, fin quando ci fa andare avanti, andiamo avanti. Come sempre ragazzi, io vi invito a mettere like e commentare, ma soprattutto iscrivetevi al canale e supportate la serie e il canale. E iniziamo! Allora, Minas, credo sia miniera. Ora, sempre spagnolo o francese? No, è spagnolo. Todo, sesto... Vabbè, avanziamo e vediamo che cosa ci aspetta. Miniere, l'ho detto. Abbiamo recuperato nell'episodio precedente anche un'altra gemma che ci dà la possibilità di fare il doppio salto, che non è cosa da poco. Vediamo un po' dove andiamo di qua. Ok, zaffiro. Dicevo, il doppio salto ragazzi è davvero fantastico. Poi tra l'altro bisogna vedere le altre gemme che poteri ci danno. Ok. Checkpoint. Sì, quindi stiamo andando bene? Penso di sì. Vabbè, ci sono varie strade comunque a quanto pare. Vediamo le lumache. Al momento nemici nuovi non ne vedo, perché fino ai nemici che abbiamo incontrato sono appunto i teschi qua fiammeggianti, lumache e altri teschi. Scrigno vuoto. Occhio alle frecce. Le monete, ragazzi, non ho ancora ben capito a cosa diavolo servono. Magari forse nel gioco finale ti sbloccano, non lo so, qualche arma. Madonna, che meraviglia comunque il doppio salto. Qua c'ho sempre paura che crollano queste cose luminose qui. Dicevo, qua c'ho sempre paura che mi crollano le... Ah! Abbiamo finito il livello, ragazzi. Bene. Ok, abbiamo finito il capitolo. Onestamente non credevo fosse così breve, però appunto come tradizione stiamo facendo livello per livello. Ad ogni modo direi quindi salutarci qui per questo brevissimo episodio, però prima di salutarci vediamo se abbiamo sbloccato la nebbia si è diradata. Sì, abbiamo sbloccato il livello 4. Ovviamente ragazzi va da sé che rigiocare i livelli converrebbe, anche per il semplice fatto che comunque ci sono scrigni da prendere, monete da prendere, quindi io magari sono andato sparato e ho trovato anche l'uscita per puro caso, però appunto noi adesso ce lo stiamo giochicchiando così, magari quando viene rilasciata la versione completa potremmo farlo, cioè ci potremmo fare tutta una tirata. Va bene, a questo punto ragazzi io direi di salutarci qui per questo episodio. Come sempre io vi invito a mettere like, a commentare e a iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mizaragaret. Ciao, aglio!